Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic di Nano. Non ho salvato, ho fatto una breve pausa, ricominciamo subito di seguito. Vediamo un attimino dove cavolo devo andare. Devo andare lì. Ok, allora, che dite, ci facciamo consegnare il veicolo dal nostro amico o ne rubiamo uno? No, dai, dobbiamo andare alla festa, però mi sa che la festa è un po' lontana. Come si apre la mappa, no? Ok. Grande fratello. Campagna, grande fratello. Io direi di andare qui. Vabbè, però forse è un po' troppo lontano. Allora, autorichiesta. Furgone. Moto! Ma io sono tipo da moto. Direi di... Ok, è pronta quando vuoi tu. Sì, ma dove? Lì. Ok, ragazzi, andiamo a prendere la moto. Mi sono motociclista. Sono un biker. Andiamo a prendere il nostro veicolo per raggiungere il nostro punto di... Che cazzo è quel coso lì? Potevi mettermela un po' più vicino, maledizione. Eccola qua la moto. Casco? Se ne frega del casco. Sì, sono un... Che miseria. Vabbè, la fisica di guida non è proprio il massimo, eh. Cazzo! Cioè, sono un cretino. Mi sono pure mezzo schiantato qua. Zio Pino. Cioè, la fisica dei veicoli non è proprio il massimo, eh. Ma grande fratello nel senso... Mi sa che sono entrato nel posto sbagliato. Cazzo. Ah, ma questa è una missione, ma... Ok. Che cazzo devo fare? È dal funerale che non vedo Nicky. Sarò pronto. Ma sì, che sei pronto, dai. All'ultimo compleanno di Jax, Lena cantava a stonata tanti auguri. Era davvero incontenibile. Adesso ho paura del silenzio. Ci avrebbero cacciato. Poi mi scatta quello. Hanno meglio a trovare i miei, non riesco più a pensare a entrare in casa l'altra notte. Grazie al signore. Ok, raggiungiamo la festa di compleanno. Intanto io hackerò un po' di tutto perché sono un malandrino. Eccola qua, dovrebbe essere questa. Raggiungi. Ok, però penso che dobbiamo raggiungere il dietro dell'abitazione. Ecco qua, tutti i palloncini. Dai, mettiti al telefono. Quanti anni hai? 10. Secondo me ne hai 9. Sono 10. 9, 10, 9, 10. Beh, allora vuol dire che ti becchi 10 solletichi di compleanno. Cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Resta qui. Dopo un anno tu arrivi. Tardi.
Sì, mi dispiace, Nick. Davvero. Vieni qui. Fatti un po' guardare. Sei invecchiato. Oh, grazie. Grazie mille. Il suo primo compleanno senza Lena. Come sta? Continua a parlare solo con me. Yolanda dice che in questo modo riesce a mantenere il controllo. Yolanda? La terapista. Lo sta aiutando. E funziona. Ci vuole tempo. È dura, ma ce la faremo. Mm-hmm. Jax. Ehi. Scusa il ritardo. Me lo dai un abbraccio? Wow. Sei davvero grande. Allora, chi hai ricevuto? Wow, il guaritore. Forte. Gli hai comprato un bel giocattolo. Perché non giochi un po'? Devo parlare con lo zio. Sì, lo zio arriva subito. È importante che tu sia qui. Devo essere sicura che ora è tutto diverso. È così. Tu e Jax contate più di chiunque altro. Io mi prenderò sempre cura di voi. Da bravo fratello maggiore. L'ultima volta ero qui per il compleanno di Lena. Jackson la adorava. Come tutti. Raggiungiamola a casa qua. Ti sei perso la festa. I ragazzi hanno giocato al giustiziere. Imitavano quel tipo di cui parlano alla TV. Fammi indovinare? Il giustiziere era Jax. No, facevano tutti i giustizieri, mentre io ero l'unica cattiva. Ma gli ho dato parecchio filo da torcere. Dovevo venire prima. Dovevo avvisarli di stare attenti a mia sorella. Ricordi quando tu e mamma stavate malissimo, ma papà ha insistito che dovevi avere la tua torta di compleanno? Era davvero una cosa immonda. Tutta storta e bruciata. Proprio tipico di papà. Ha fatto un sacco di stronzate, ma ci teneva alla famiglia. Ma senti come parlo. Davvero? No, non voglio interromperti. Ma chi parla? Credi di nasconderti dietro un numero privato? Ti stai divertendo, non è vero? Ma vedrai che la polizia non riderà per niente. Ascoltami, voglio darti un consiglio. Mi senti? Esci di casa. Conosci gente. Fatti una vita. E smettila di chiamarmi, capito? Perché non posso ascoltare? Senti, la polizia rintraccerà la chiamata. So dove abiti. Hai chiuso a chiave la porta di casa. Ma chi parla? Che diavolo vuoi? Ti senti al sicuro, Nikki? Chi era? Nessuno, uno scherzo idiota, capita. Secondo te è resistente? Hai riconosciuto la voce? Cristo, Aiden, lascia stare, ok? Ok, quello vuole entrare qui dentro. Tu che ne sai di cosa vuole fare? Stai controllando le porte. Senti, posso gestirmela da sola, non ci serve il tuo aiuto. Nikki, io posso rintracciarlo. Ok, senti, Aiden, tu non sei cambiato affatto. Non ci serve il tuo aiuto, smetti di voler risolvere i nostri problemi. Ogni volta che ci provi, peggiori solo le cose.
Meglio che vada. Sì, direi che è una buona idea. Ok, qua la situazione si fa un po'... Grande e grosso e fai gli scherzi. Vediamo se ti senti al sicuro dopo che ti ho rintracciato. Ok, adesso rintracciamo il tipo. Cazzo, sta chiamata cellulare tracciata. Vediamo se fai lo spiritoso stronzone del cazzo, sai. Merda, si sta muovendo. Tac. Siamo d'accordo. Cazzo, tutti questi soldi solo per fare uno scherzo al telefono. Nicky Peace, eh? Ne dirò delle serrature. Ma questo non è affatto giusto. Oh merda. Oh mio Dio. Chi pagherebbe? Dove andiamo, Coltezek? Mi servono gli hack del CTOS. Ci sto provando. Ti stanno valutando. Dammi tempo. Ok, allora devi aiutarmi. Puoi tracciare una chiamata. Per il mio miglior cliente, certo. Aspetta, che sto cercando? Un tizio che ha minacciato la mia famiglia. Dimmi, chi è che lo paga? La chiamata è stata fatta dal quartiere Loop. Ma non so dirti altro. Ok. Se riesco ad hackerare il CTOS nel loop... Io posso scoprire il punto esatto da cui ha chiamato. Proviamoci. La Bloom sta costruendo un nuovo CTOS nel loop. È perfetto. Il mese scorso il DedSec ha cercato di attaccarlo. Abbiamo fallito. Hanno aggiunto altre guardie armate. Non sarà facile. Attento. Sembri mia sorella. Calmati. Sarò armato e pericoloso. Bene ragazzi, abbiamo completato questa... atto primo, missione completata, Grande Fratello. E poi c'è stato un bel bordello lì, una mega esplosione, è successo un casino assurdo. Ed è comunque veramente divertente. Roma sonda dei mercenari per sorvegliare i centri CTOS. Saranno belli equipaggiati. Che palle, continua a parlare. Ma reputazione protetto. È qui, non ci posso credere. No. Comunque niente ragazzi, questa missione è finita, adesso gironzolo un attimino prima di concludere questo gameplay. E niente, vi voglio solo dire che appunto è molto divertente, cercherò di fare dei gameplay molto frequenti, ma non solo della storia, magari anche un po' di cazzeggio, visto che è un po' tipo molto free roam. E adesso mi sto divertendo ad hackerare un po' le cose anche per acquisire denaro illecito. Oh cazzo, a volte devo leggere prima di schiacciare sto tasto qua, che è pericoloso. Ok, 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 hackeriamo quello lì. Pa, 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 pa. Possibile crimine questo stronzo, ma che mancherà nessuno. Ammazza che bordello. Già parlato. Mi serve solo un po' per cavarmela questo mese. Ti ho sempre crimine rilevato, uno. Ok. Andiamo al crimine. Punto. Giuro, non ti faccio più cazzate. Sono solo 2000. Poi ok, basta. Cerchiamo il punto del crimine. E adesso però mi sa che... mi sa che avendo, diciamo, hackerato un'altra telefonata, quello mi è andato un po' a vacca. Aspetta, non c'è una mappa da qualche parte. Ah, eccola qua la mappa. Ah, ok. Ok, dimmi di qua. Ecco lì il punto. Oddio, hacker anche questo. Grazie per la musica, fratello. Wow, mi sento un genio. Che poi, tra l'altro, un mio amico mi ha reso noto che non so se voi vi siete accorti, ma il personaggio che... questo personaggio si chiama Aiden. Non so se vi dice qualcosa, Beyond Two Soul, l'altra, praticamente la seconda anima, anche lei si chiamava Aiden. Non so, adesso è diventato di moda. Oh, ok.
No, merda, ho sovrascritto il coso. Vaffanculo. Sì, beh, ma anch'io potevo prendere un'auto. Ecco qui. Io adesso... Ok. Ok, vediamo se riusciamo a trovare. Vai via. Sospetto allertato, potenziale crimine, ma vaffanculo. Ma perché? Non mi ricordavo più come si faceva. Vabbè, chi se ne frega. Bel incidente. Ma mi sento un po' bastardo. Bene, io hackerò tutti qua. Ok, vediamo di riuscire a fare quello. Quell'altro mi è fallito perché porca puttana. Non so che cazzo. La minchia botta, ma anche te passare col rosso, insomma. C'è un'altra telecamera. Qua c'è una telecamera. Vediamo un po'. Qua non riesco a vedere. Qua non c'è niente. Cazzo, no. Aspettate. Eppure sono proprio qua. Nel punto. Ok, il bersaglio dovrebbe essere vicino. Ok, hackeriamo questa telecamera. Vediamo un attimino. Ah, eccola qua. No, non ci penso proprio. Ma io ti ho raccontato la mia storia di sesso più imbarazzante. Non esiste. E che cazzo, pure questo, ma che cazzo ti metti in arrivare da quest'altra parte? Maledetto. Beh, una volta ho chiesto a una ragazza di avvolgermi l'uccello con i capelli e farmi una sega. Oh, ora viene il bello. Mentre lo fa, le rimane incastrata una ciocca di capelli nella mia zip, ma proprio bloccata. Perciò quando sono venuto, insomma, le ho strappato i capelli. Oddio, fa schifo, ma fa davvero ridere. Ok, ascoltare se telefonate a fargli una sega con i capelli. Ma porca di quella troia. Vabbè ragazzi, questo gameplay lungo 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 finisce qui e vi aspetto ai prossimi video. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA e da Watch Dogs.